non si sovrappongono, però c'è un'iniziativa che secondo me meritava per la prima volta in un'area dal centro abitato, e per la prima volta esce fuori da quelli che sono i canoni dell'università, dell'Ateneo, per aprirsi ovviamente che istituzioni come la città metropolitana manifestano non soltanto a parole, ma accanto a quei ragazzi che probabilmente non hanno avuto le stesse vostre fortune di avere delle famiglie che vi hanno supportato per poter seguire dei percorsi che oggi vi vedono, diciamo, tra le eccellenze più importanti a livello nazionale e a livello territoriale. Perché vedete, noi chi sono gli ultimi e le difficoltà che hanno per poter arrivare a queste probabilmente, diciamo, anche possibili alternative di percorsi professionali. Le cronache, diciamo, nazionali, per essere la terza città metropolitana d'Italia dopo Genova e Firenze in una classifica che ci vede al 47% con copertura di superficie. E questo arriva all'imprese in un momento in cui anche qui mi sembra l'occasione più bella anche per condividerla con voi. Qualche ora fa abbiamo ricevuto dal Ministero la bellissima notizia che ben 28 progetti protagonisti direttamente abbiamo raggiunto un finanziamento, il massimo che potevamo fare, di 118. Astronomia anche per i ragazzi che il cui studio lei promuove. Io vi ringrazio, però è pericoloso dire che sono la mente, perché se a qualcuno non va bene tutto questo mi mettete in difficoltà. Beh sì, io mi prendo il merito di aver creduto fortemente che attraverso l'astronomia si possa portare tra gli studenti, nella scuola, nel pubblico in generale, un messaggio di cultura, di pace, di umanizzazione della scienza, che molto spesso i ragazzi vedono un pochino con difficoltà, vedono in maniera se non negativa, ma comunque, insomma, un problema di matematica e di fisica mette più paura che guardare il cielo. Quindi sì, io, se posso prendermi un merito, è quello di aver pensato di utilizzare l'astronomia come specchietto per le allodole, per appassionarli allo studio delle discipline scientifiche. Oggi siamo qui in un momento importante, ritorniamo a Reggio Calabria dopo 11 anni, la prima Olimpiade nazionale l'abbiamo fatta proprio in questa sede nel 2011, è molto bello poter raccontare questo, e mi preme dire, voi mi fate tutti i complimenti, anche l'istituzione mi commuovono, lo ripeto per l'ennesima volta, io ho ricevuto dalla scuola, dagli studenti, molto di più di quanto voi pensate che io abbia dato, e alle spalle ho avuto le istituzioni, la città metropolitana che ha creduto nelle mie proposte, il Ministero della Pubblica Istruzione, la Società Astronomica Italiana. Quindi se c'è qualcuno che deve dire grazie, questa è Angela Misiano. Calabria, un grande evento che ha portato tantissimi studenti da nord a sud dell'Italia qui nella città metropolitana. Sì, siamo felicissimi di aver potuto accogliere questo importante evento che, appunto, come diceva lei, ritorna a svolgersi nel nostro territorio metropolitano. E sono ragazzi che vengono da tutte le parti d'Italia, 5 se non erro sono proprio del nostro territorio, della nostra città, del nostro territorio metropolitano, quindi tra le eccellenze, giovani ragazzi che primeggiano in materie come questa, appunto, dell'astronomia, dell'astrofisica, e che si avvicinano a un mondo, diciamo, che è completamente, che ha sempre quella sensazione, diciamo, di particolare. E noi ovviamente come città metropolitana abbiamo fatto grossi investimenti in tutto questo periodo nel planetario, e quindi va ricordato quello che è il lavoro che è stato fatto con la professoressa Misiano in tutti questi anni. Quindi l'attenzione che il Ministero ha avuto, che la Società Nazionale Astronomica ha avuto nei nostri riguardi, nasce proprio da un lavoro di programmazione che nel tempo è stato fatto, inizialmente con l'avvocato Falcomatà, quando ha deciso di investire su un settore che probabilmente forse ancora non era così emergente sicuramente nel nostro territorio. E queste, diciamo, sono quelle buone prassi, quella buona politica che oggi ci porta
a raccogliere, se mi permettete, anche il frutto del lavoro di programmazione che è stato fatto nel tempo. Quindi oggi è bello poter raccontare anche quelle che sono, diciamo, alle cronache nazionali, quelle che ci vedono, diciamo, partecipare per delle iniziative dove finalmente la città metropolitana primeggia per qualcosa di assolutamente positivo per il nostro territorio. Il terzo posto nella classifica nazionale come superficie green, i 118 milioni di euro che ci vedono finanziare ben 28 progetti e che cambieranno completamente il volto della nostra città metropolitana. Quindi tutte bellissime notizie. Adesso si tratta di non fermarsi, di continuare, perché la strada è tracciata ed è quella più giusta, e proseguire su quel lavoro che penso stia portando, diciamo, dei risultati abbastanza importanti per il nostro territorio.